Io piaccio a Luca, non so perché, ma guarda me. Io piaccio a Luca, è il suo interesse fragile. Vive di sogni, mai nessuno potrà vedere la realtà. Mi piace Luca, così com'è. Bene, scusate il ritardo e introduciamo questa serata dedicata omosessualità e rifugiati. Pierfrancesco Maiorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano. E Marco Muori, presidente dell'Arci Gay di Milano. L'altro martedì siamo contenti di aver qui Pierfrancesco perché l'emergenza rifugiati, l'emergenza immigrazione, il rapporto omosessualità e immigrazione è un fatto ormai urgente in una città come quella che è Milano. Anche l'altro martedì sta dedicando molto spazio a non solo i figli di seconda generazione, ma anche a quelle situazioni più urgenti di realtà di rifugiati omosessuali che chiedono non solo asilo politico, ma chiedono aiuto alla stessa comunità omosessuale, al movimento omosessuale milanese. E quindi questa sera il Festival Mix ha deciso di dare proiettare due estratti di documentari che trattano questo tema. Prima, siamo velocissimi, ovviamente siamo anche in ritardo, colpa sua. L'emergenza rifugiati e omosessualità è sempre più urgente, soprattutto non solo per il Camerun e la Giamaica, che sono i due documentari che vedrete questa sera, ma soprattutto dopo l'Uganda. Sapete quello che sta succedendo in Uganda, quello che sta succedendo viralmente in Botswana e quello che sta succedendo in Ghana. Noi, Pierfrancesco, sappiamo che a Milano è stata inaugurata l'anno scorso la Casa dei Diritti. No? Sì. Ecco, la domanda è già operativa? Sappiamo che è una collaborazione con anche la Cigliera, in realtà omosessuali, e in via De Amicis sarebbe interessante capire se è già operativa e se le associazioni stanno già lavorando. Intanto buonasera a tutti, ciao, e mi fa molto piacere essere qui al Mix, credo che sia davvero un bel regalo che fate a questa città, mettere a disposizione di essa un lavoro di squadra così bello, creativo, libero. E non voglio farla lunga su questo, ma insomma credo che sia veramente giusto ringraziarvi, perché credo che si tratti di un dono a Milano e penso che Milano debba riconoscerlo come tale. E venendo al tema e alla domanda, la Casa dei Diritti potrei cavarmela così con due battute: esiste, c'è e si stanno tentando di costruire, si sta tentando di costruire lì diversi percorsi che tengano assieme la questione delle azioni antidiscriminatorie. Tuttavia io non credo che ce la possiamo cavare con una battuta di circostanza o aprendo formalmente un ufficio, perché voi stasera provate a discutere veramente dell'invisibilità. Di cosa voglia dire l'invisibilità? Perché se è vero che la questione dell'orientamento sessuale può condizionare parte dei flussi e quindi può essere alla base del desiderio di fuga, di migrazione e di richiesta d'asilo, è anche vero che la nostra strumentazione attuale a livello nazionale non è minimamente ancora pronta ad intercettare una causa e una domanda simile. Magari è pronta a riconoscerla quando
essa viene presentata in commissione, nella commissione che opera a livello provinciale, in prefettura, per valutare se la persona sia effettivamente nelle condizioni di vedersi riconosciuta come rifugiata, ma siamo ancora molto 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 indietro sul piano di costruire un adeguato progetto sociale che quindi tenga insieme la dimensione emergente della, e urgente dell'accoglienza, e quindi quel bisogno molto semplice ma dirompente, visti i numeri di oggi, che deve riguardare tutti i richiedenti asilo, e poi la capacità di un aggancio, di un accompagnamento in relazione alla tematica specifica dell'orientamento sessuale, perché dobbiamo stare attenti a non essere efficaci, magari paradossalmente in questo caso, nel riconoscere il diritto d'asilo e dimenticarci in maniera più o meno consapevole che si tratta di una persona, in quel caso omosessuale magari, che in relazione alla sua omosessualità si è vista sulla propria pelle, diciamo, riconoscersi, cioè si è vista praticare un terrificante magari abuso, ha vissuto la discriminazione lì, e questa deve essere l'occasione non per vivere una sorta di riscatto nell'ombra, ma per vivere un riscatto vero e proprio. E quindi è molto interessante questo incrocio che voi ci proponete, su cui ci costringete a discutere, perché credo che debba essere un incrocio che chiama in causa proprio la messa in rete di servizi molto diversi. Certo, e chiudo su questo, tu dicevi prima dei profughi di questi mesi, penso che dobbiamo fare qualcosa che è il contrario esatto di quanto sta accadendo a livello nazionale sui profughi siriani, perché il governo centrale, le istituzioni centrali fanno finta di non vedere i profughi siriani, più di 10.000 presenti in questa città, figuriamoci le persone legate alla migrazione o alla fuga, perché in questi casi poi magari proprio di fuga si tratta, in relazione al proprio orientamento sessuale. La Casa dei Diritti e la costruzione dell'Immigration Center, del Centro delle Culture dei Migranti, in autunno prossimo, vanno nella direzione non solo di avere degli spazi, delle mura, degli uffici riconoscibili, che comunque è la prima condizione, ma di far sì che tutto ciò che ci può essere a disposizione della persona migrante o sottoposta a discriminazioni, o migrante e sottoposta a discriminazioni, possa essere per l'appunto qualcosa da affrontare, la base per la costruzione di un progetto condiviso tra esperienze della pubblica amministrazione, del volontariato, dell'associazionismo e così via. Quindi diciamo che ci siamo, ma consapevoli del fatto di dover fare un sacco di strada per stare alla domanda che si faceva. Marco, invece CIG, la CIG di Milano, è pronta, sta già lavorando di fronte a questa emergenza che sta toccando anche Milano, nel senso, sappiamo che c'era sempre un po' di omoesotismo di fronte a certe situazioni di omosessualità e altre culture. Oggi è sempre più importante prendere atto che c'è un'emergenza. Allora, ringrazio anch'io per, scusate ancora del ritardo. Cerco di essere breve, ma fare un discorso un po' completo sul tema che mi affascina, perché è stata una cosa che ho seguito nel 2006. Arcigna Nazionale aveva lanciato un progetto di ricerca e studio che si chiamava Io, Immigrazione e Omosessualità. Erano delle interviste a campione fatte in alcune città del nord Italia e anche alcune del centro e del sud, ma prevalentemente nel nord, a persone omosessuali che erano arrivate in Italia da un percorso di migrazione, quindi spesso di migrazione volontaria, altre volte di fuga, per sopravvivenza, perché rischiavano appunto di essere perseguitati in quanto omosessuali.
e mi sono affacciato per la prima volta in quel, a questo tema in modo, toccando con mano le difficoltà e anche utilizzando, cioè, molte delle storie che ho sentito, perché avevo fatto alcune interviste, mi hanno proprio sconvolto nella mia esperienza di adolescente, giovane, che si scopre omosessuale ma cittadino di questo paese, quindi non hai diritti, ma non fai tutta una riflessione che riguarda altri incastri legati alla cultura di provenienza, all'educazione, alla socializzazione, anche gli altri diritti di base, dal servizio sanitario, altri tipi di possibilità. Poi capita che ti impegni nell'associazionismo, diventi il presidente dell'Arcigno di Milano, nasce, un po' prima di che io diventassi presidente, nasce lo sportello Io, Immigrazione Omosessualità al CIGA, come alcune città come Bologna, adesso non so le altre, una serie di volontari, un gruppo di volontari che anche lì nella crisi dell'associazione, questi volontari non sono tutti del CIGA, ma appartengono ad Arci Lesbica, a Toto Cambia, altre realtà dell'Arci, fuori dall'Arci. Quindi dentro e fuori l'associazionismo trovano nel CIGA un luogo che li ospita per organizzare un gruppo che in questi anni ha accompagnato e seguito diverse, credo una decina di persone omosessuali che hanno ottenuto lo status di rifugiato in Italia. E io li ho incontrati alcune volte, perché poi dopo la commissione provinciale chiede comunque delle prove o delle testimonianze, e quindi queste persone vengono avvicinate, cioè vengono introdotte nell'associazione o perché parlano e vengono accolte da questi ragazzi volontari, oppure perché si inseriscono nelle attività dell'associazione. E quindi questo per quanto riguarda il servizio dell'emergenza, no? O dell'urgenza, seconda, anche consapevoli che poi ti inserisci in una legislazione che è quel che è, in una situazione di risorse scarse, che è quello dell'associazione legata alla passione, al volontariato. Poi c'è tutta un'altra serie di riflessione che è un po' da fare a noi gay, soprattutto maschi milanesi, che è una cosa che poi quando la fai ti guardano tutti, perché ti accorgi che il razzismo e l'esclusione è forte. È forte perché se noi guardiamo le nostre serate, i nostri locali, i nostri bar, la percentuale di persone, di migranti è bassissima. Cioè i cinesi gay, voi l'avete mai visto in una serata in un bar che sia dei famosi locali di Porta Venezia o in altre realtà? E poi quando parli con, conosco un ragazzo rumeno che mi dice: io non vengo nei posti gay perché la prima cosa che mi chiedono quando dicono che sono rumeno è se ho la pedina penale pulita. Cioè questa è la testimonianza anche di come la socializzazione, a volte anche nel nostro paese, influenza molto anche il nostro modo di stare insieme, e quindi ti accorgi anche che offri un servizio. Il nostro servizio però parla spesso a un noi, lasciando fuori un voi, quindi reitere un meccanismo del noi e il voi, che noi viviamo contro di con gli etero dicono: ah, voi gay, poi noi però lo viviamo a nostra volta verso altre categorie che costruiamo, ed è molto difficile entrare e rompere il meccanismo, scusatemi, passatemi il termine, del gay medio che ti dice: ah, ma loro. E però viviamo in una città, in un paese dove i diritti di cittadinanza non guardano a un noi e un voi, ma non ci sono per tutti, e quindi siamo tutti nella situazione in cui i diritti di cittadinanza vanno ripensati e rivissuti. E questa è la cosa bella su cui, ad esempio, Milano Pride da dicembre ha incominciato a riflettere l'anno scorso, per cui con lo striscione Un cuore nomade, un corpo migrante apriamo il Pride di sabato con la comunità migrante in testa, perché insieme alla comunità migrante siamo state al primo marzo antirazzista in piazza sotto una pioggia incredibile, speriamo non piova sabato, ci ha presa troppo. Francesco, volevi aggiungere qualcosa? Sì, che ragionando proprio un po' in questi giorni, ma è ancora più facile da aggiungere questa riflessione dopo quello che diceva Marco, molto banalmente cos'è che secondo me dobbiamo fare nei prossimi mesi? Tu facevi riferimento alla Casa dei Diritti, c'è un luogo dove abbiamo detto il servizio riguardante le azioni relative al contrasto alla violenza di genere, le azioni riguardanti gli interventi relativi a tutto ciò che è la sfera delle discriminazioni sull'orientamento sessuale, eccetera. Ed è lì è stragiusto che sempre di più l'associazionismo del mondo LGBT, se posso usare questa banalizzazione, si senta a casa, anzi ci faccia proposte, progetti. Già in queste settimane ce ne sono state, ce ne saranno.
siamo anche proprio per un'idea di pubblico partecipato, quindi di pubblico dei soggetti, quindi anche volendo ospitare lì attività e quant'altro. La cosa che dobbiamo fare però secondo me in questo caso è anche un'altra, cioè portare Ciga, Cigay, Arcilesbica, il mondo dell'associazionismo milanese variamente inteso, che proviene dalla storia della comunità, laddove si sviluppano i servizi per i migranti che cercano casa, che cercano meccanismi, che cercano di capire come sviluppare i propri processi di regolarizzazione, e lì far sapere, e tutto questo avrà un indirizzo via Scaldasole, apriremo questo luogo recuperando alcuni nostri spazi scarsamente utilizzati in parte e spostando alcuni uffici da un'altra parte in autunno. Lì dobbiamo far sapere al ragazzo rumeno che arriva per cercare l'organizzazione, qualcuno che lo tuteli rispetto ai propri diritti di lavoratore edile, magari in nero, e vuole riuscire a comprendere come farcela a emergere, o alla ragazza che cerca di capire cosa deve fare ancora nel proprio processo di regolarizzazione. Lì dobbiamo dire che c'è un indirizzo, che è quello delle associazioni LGBT, in maniera tale da non occuparci solo dei casi, solo tra miliardi di virgolette, dei casi più estremi, in relazione a cui in questi mesi rispetto alla tematica dei richiedenti asilo qualcosa si è già messo in moto, ma invece andando proprio in quell'universo connesso alla migrazione che sta nell'ombra, perché l'esempio che facevi tu sulla comunità cinese si potrebbe estendere, ma insomma abbiamo 230.000 immigrati in questa città regolarmente presenti, e molti di più se si pensa agli irregolari o all'area metropolitana. Forse qualcuno omosessuale tra di loro c'è, mi viene da dire. Forse dire loro che ci sono porte aperte a cui rivolgersi con tranquillità, serenità, nella normalità di una città che accoglie, dove si possa essere effettivamente cittadini e non discriminati, dire loro questo credo che possa essere utile anche per prevenire future discriminazioni, perché non vorrei essere sempre nella condizione magari del lavoratore immigrato sfruttato omosessuale e conoscere il suo vissuto solo quando il caso si manifesta nella maniera più tragica. Assolutamente d'accordo, e soprattutto secondo me, cercando di essere comunque un movimento di liberazione, per quanto la parola sia passata un po' in secondo piano, un po' dimenticata, l'inserimento cioè visibile di persone con altre storie ci fa anche interrogare sulle nostre rivendicazioni, che è una cosa che quando incontri un nordafricano o una persona che arriva da una cultura, una socializzazione completamente diversa, anche sul discorso del coming out, della rivendicazione sui diritti, ti permette di rimparare tutta una serie di linguaggi e di modi per rivendicare o comunque contestare diritti che vengono negati, cioè le politiche attuali, che ti permettono di fare una battaglia molto più inclusiva e soprattutto più rappresentativa di quella che è la necessità reale. E poi la cosa bella è che partiamo da stazione centrale per fare. Io ho invitato Maroni a venire alla partenza proprio per anche ricordarvi lì in piazza l'assurdità delle loro politiche, la totale crudeltà delle loro politiche, perché lì a 50 metri arrivano e quello che dicono in questo periodo di vista è vergognoso, questa cosa del rifugiato. Bene, allora ripetici quando parte il corteo, okay, e in 16 testa... concentramento alle 17 della partenza. Bene, noi abbiamo finito perché mi stanno facendo segno che dobbiamo iniziare, voglio chiamare qui oppure stare qui a lato Alessandra Speciali, direttrice del Festival del Cinema Africano e Network è attivato.
Festival Mix lavora in network con altre realtà cinematografiche e questo è importante perché creare rete è fondamentale in questa città. Sì, assolutamente, l'esperienza è stata molto, molto bella, continua, speriamo che vada avanti ancora per tanti anni, e che ci ha permesso innanzitutto di conoscerci meglio, perché sembra strano, in questa città, anche magari occupandosi di cinema, facendo un po' lo stesso mestiere, a volte si dice per non conoscerci e non... Mix Santa Giampaolo è proprio per mischiare e... Noi ci siamo mischiati, mescolati parecchio, quindi questo network sta andando avanti anche in un momento di crisi per i festival, e quindi si sa che appunto l'unione fa la forza, e questo ci dà anche una motivazione ulteriore per il network. Per quel che riguarda poi il tema dell'omosessualità, io penso che cioè anche l'immigrazione deve essere vista non solo, no, come un movimento spinto dalla povertà, ma spesso c'è un po' lo stereotipo nel pensare che l'immigrato viene in Europa perché cerca lavoro, perché in Africa muore di fame, ma spesso invece non è così. Cioè, l'immigrato cerca, ma senza chiaramente parlare del rifugiato politico che arriva da un paese dove viene oppresso, questo è chiaro, chi cerca la libertà, ma anche l'immigrato che arriva da paesi, diciamo, apparentemente più aperti, cerca di conoscere una realtà che è una realtà diversa da quella del suo paese, vuol viaggiare. No, è vero, vuol viaggiare. Sì, poi aggiungo tra l'altro... In particolar modo immagino che un ragazzo omosessuale che vive in un paese, cioè dove vivono delle leggi, vengono tra l'altro anche... Viene punito per la sua omosessualità, ha particolarmente voglia di viaggiare. Quindi questa è una cosa assolutamente da tenere conto. Sì, ci sono delle realtà dove non ci sono. Quello che stiamo scoprendo in questo programma all'interno dell'altro martedì, cioè omosessualità e sogno d'amore, rivolto proprio alla realtà di migranti, cioè non è tanto quello di non solo scappare dalla guerra, ma quello neanche da scappare da certe leggi, ma quello di coronare un sogno d'amore nella libertà. Ed è questo, è davvero quello, quando invitiamo a parlare con queste persone che sono giapponesi, che sono russe, che sono cinesi, l'idea è proprio quella di voler coronare un sogno d'amore, ovvero amare liberamente. E quello assolutamente, e quindi in Africa, e poi chiudo perché andiamo troppo le lunghe, comunque le isole felici sono poche per gli omosessuali, lo sappiamo, a parte, cioè, soprattutto nell'Africa subsahariana, bisogna arrivare in Sudafrica, nella nazione arcobaleno, per trovare forse un po' più di apertura. Sì. E il cinema, tra l'altro, che quindi africano, rispecchia assolutamente questa problematica, tanto è vero che non ci sono film dell'Africa subsahariana, sono quasi inesistenti film con tematiche omosessuali. Tenete presente che il primo film che ha trattato tematica omosessuale dell'Africa occidentale risale al 1997, quindi insomma questo la dice lunga. E diciamo che spesso i film nascono però anche da situazioni drammatiche. Mi sembra che purtroppo questo problema stia in alcuni paesi raggiungendo una dimensione drammatica, e quindi speriamo che arrivino sempre di più delle denunce anche dai nostri registi per denunciare appunto quello che sta succedendo nel loro paese. Vi posso dare una piccola chicca: un bravo e giovane regista della Nigeria, sto aspettando con grande ansia di vedere i suoi film, lui viene dall'arte, dalla videoarte, e ha appena finito una serie dove ha fatto coming out in Nigeria, non so quello dire, in Kenya, al Kenyota, e ha appena finito una serie di 4 cortometraggi che cercheranno di far passare nel loro paese, che
appunto sappiamo perfettamente che è un paese che molto ostile al comportamento omosessuale, e quindi qualcosa si sta muovendo. Io sto aspettando di vedere questi cortometraggi, sperando appunto magari di portarli in qualche festival in Italia, non erano ancora pronti, ma per dire che anche a livello, diciamo, televisivo qualcosa si sta muovendo in questi paesi, quindi insomma incoraggiamo i nostri amici coraggiosi, colleghi africani coraggiosissimi. Bene, noi vi lasciamo i due documentari, che chiaramente sono un estratto, non sono completi. Grazie di essere stati qui con noi e buona visione.